professor Sacco, direttore della candidatura per Siena 2019, è stato insieme all'assessore Cristi a Ravenna al primo grande incontro tra tutte le città candidate. Ci racconti un po' cosa è successo? Beh, ci sono tante città italiane che si stanno candidando, a questo momento a quanto pare all'incirca 18, che sarebbe il numero più grande finora di candidature espresse da un paese, quindi ci sarà una grandissima competizione. Va detto che c'è già anche una grande attenzione per quello che Siena sta facendo. Noi punteremo molto non tanto a creare un cartellone di grandi eventi, perché per fare quello non c'è bisogno della capitale europea della cultura, punteremo più ad un'analisi anche impietosa di quelle che sono in questo momento le reali necessità di questo territorio, quindi l'occupazione, quindi il rilancio dello sviluppo, e lo spirito del progetto di candidatura sarà proprio quello di rilanciare l'imprenditorialità, soprattutto giovanile, intorno alla cultura e alla creatività, un tema che in Europa oggi è uno dei settori culturali più grandi in assoluto, ma che spesso non viene percepito come tale, quindi in realtà una grande opportunità per questo territorio per i prossimi anni. Ecco, come mai secondo lei c'è stato questo boom di candidature? Ma perché in realtà in un momento di crisi come questo vedono tutti un po' la candidatura come un momento per rilanciare un determinato territorio. Devo dire che non tutti mi sembrano consapevoli del fatto che il problema non è tanto quello delle grandi mostre, quanto soprattutto delle idee originali su cui ricostruire un processo di sviluppo. Ma su questo noi cercheremo di essere, come dire, all'altezza della situazione.